avrei detto che sarei tornato con questo gioco, anche eventualmente avendo procacciato un po' di DLC vari, come un ottimo pacchino di questo tipo che contiene all'interno degli eventuali oggettini di classe. Che adesso noi però dobbiamo andare ad cuccare da qualche parte. Allora, siamo nel Paludume. Siamo nel Paludume, che è una delle tre locazioni, a parte New Orleans, poi una città della, cioè una città, un paesino, un luogo di schiavisti del Messico, e poi abbiamo visitato tutto quello che c'era da visitare. Qua ci sono i funghi che devono essere prelevati per creare una medicina e curare questi qua. Dove sono? Eccoli qua, sono quelli malati di febbre della Louisiana, perché li mandati totalmente a male. Per curarli bisogna prima smazzarli e saccagnarli di botte, poi si somministra la terapia. In seguito andiamo a vedere delle armi, perché so, è un po' di tempo che ho addosso sempre le stesse cose, e vediamo se ha incluso gli eventuali DLC all'interno. Allora, da questa parte, eccolo qua, qua ci dovrebbe essere l'armaio. Andiamo dall'armaiolo a vedere le armi piccole. Allora, le armi piccole, queste qua, siamo sereni, costano uno strapacco. Come armi normali c'è lo spadone Zama, e vediamo un pochino, c'è il macete, le sciabole corte, ascia navale, Machwalt 34.000, madonna, mi fai guadagnare. Ah, eccola qua, la lama cerimoniale, che è uno di quei bonus di quel DLC lì. Andiamo subito a chiappare, a costo zero. Spettacolare, oggetto equipaggiato. Queste sono le armi normali, poi ci sono le eventuali scorte, un po' di cartucciame generico, un po' di dardi per smazzare a distanza, i dardi del furore per far impazzire prima di eliminare i nemici, e poi le pistole. Pensate alle doppie pistole per ben 20.000 tocchi, doppie pistole da paura, la pistola da tasca, oppure un super cannone che però costa tutto veramente tanto. Mentre se andiamo una stessa dal sarto prima di procedere all'azione, possiamo rilevare, perché devo prenderlo un pochino più così, possiamo rilevare qualche borsetta o qualche cosa di strano. Allora, qua ci sono tutti benevoli per adesso, poi entriamo in queste zone, possiamo nuotare in questo paludume. La signorina è molto simpatica, no, non devi fare queste, perché a volte fa delle gesta eroiche, e soprattutto nuota e sguazza in questo merdame, e addosso ha sempre gli stessi vestiti, sempre gli stessi. Allora, potenziamento delle borse. Questo non c'è quella cosa lì, potenziamento per i dardi del furore, che ho visto. Questi sono gli abiti da assassina, da signora, da schiava. Eventuali cappelli, dovrebbe esserci il cappello del cacciatore degli alligatori che c'era nel DLC. Fantastico, possiamo ampliarlo. Ok, perfetto, possiamo uscire. Ora, dopo che ci siamo inzamarriti con questo ottimo cappellino, guardatelo lì, questo ottimo cappellino. Ok, a parte queste locazioni, c'è stata anche una locazione un po' speciale, cui non mi prodigo eccessivamente nell'introdurre cosa è accaduto, perché dovete vedere con i vostri occhietti. Allora, ci dirigiamo subito sul, eccolo qua, questa postazione, la nostra destinazione. Eventualmente prenderlo prima da qua, dal ponticello, e quindi significa che dovrò fare un giro come al solito allucinante per raggiungere la postazione. Allora, sul ponte andiamo subito ad equipaggiare l'eventuale, non ha equipaggiato quello? Beh, potete vedere anche che abbiamo la frusta questa qua, che è ottima per smazzare un po' di lame celate e un'eventuale cerbottana analitica. Ecco qua, un'ottima cerbottana.
Questo qua che è simpatico è un po' solitario, ce ne sbattiamo di tutto e lo mandiamo all'asilo in un colpo devastante. Ci ha visto arrivare ma non ci ha visto andare via. Ottimo. Ora qua è pieno di gente, qua bisogna fare cisti, bisogna passare un po', fare un eventuale giro. Qua ci dovrebbe essere... Ah, questo è il contrabbandiere. Vediamo se il contrabbandiere ha qualcosa di innovativo. Gli orologi da taschino che costano anche questi un pacco. Le eventuali scorte, magari le bombe fumogene, i dardi. Ah no, questi magari costano un pochino meno dal negozio classico, però non ho ancora trovato il potenziamento per i dardi, magari è automatizzato. Allora, vediamo qua, ho fatto delle gesta eroiche per un po' di tempo, adesso dovrei anche un attimino vedere di riuscire a proseguire nell'opera. Allora, passiamo dall'acqua. Passiamo dall'acqua girovagando. Ecco qua. Qua vedo già un bel po' di gente, eh? Qua c'è il pienone, c'è veramente il pienone. Dobbiamo maneggiare sul faro. Vediamo se c'è qualche punto di attracco. Eccolo lì. Cominciamo la nostra scalata verso il milione. Velocemente. Sopra ci dovrebbe essere il tizio di vedetta simpatico. Ah, non è qua? Pensavo. Voleva fare il furbo, voleva fare il furbo. Vediamo se la posizione, eccola qua, punto di controllo raggiunto, possiamo interagire. Esattamente, perfetto. Vediamo un pochino cosa succede. È poco operativo, quindi mandiamo a mare un po' di tutti. Abbiamo una sincronia completa per una volta. Sentite, siete tutti sbronzi, fate tutti pena, anche addirittura quelli lì sgangherati. Però dovete darmi una missioncina, ragazzi. Avelin, ce l'hai fatta! La nave si è arenata! Ora prenderete il carico e io darò una bella lezione a Vasquez. E poi festeggeremo! Avelin, raduno gli uomini. Ci vediamo alla nave. Che il saccheggio abbia inizio! Sì! Elise, sono pronti gli uomini. Pronti? Non vedono l'ora di darsi da fare. Ti prego, cerca di liquidare quelle guardie prima che gli uomini salgano a bordo e si facciano sparare. A gambe levate. Ok. No, ma utilizza una spada. Venite su me, ragazzi. Spara. Cioè non sparare. Ammazza. A questo hai dato
dai calci. E questo lo riempi di calci e poi tac! Sempre. Non contrattaccare. Non funziona il contrattacco. Questo qua è uno più forte. Questo qua riesce a parare due persone contemporaneamente. Una cosa spaventosa. Calcio, contrattacco. Ah, ecco. Benissimo. Una sbalzata stile rugby. Punto di controllo raggiunto. Possiamo vedere se c'è qualcuno di qua. Perché zoppichi, amico? Perché mi hanno fatto un pochino di dolore. Stai scherzando? Sto morendo. È solo un graffio. Usciamo di qua. Veloci. Muovetevi. Avanti. Attenzione. Attenzione, combattete bene. Che siete veramente delle cose vergognose. Fai culo a tutti. Esatto. Veloci ragazzi, veloci. Chi c'è qua? Correte, combatti. Perfetto. Una smazzata. Perfetto, bravi, bravi, siete veramente utili, utilissimi. Wow, Evelyn, sei stata fantastica. Peccato che Vasquez non fosse a bordo. Peccato? Io aspetterei a dispiacermi. Forse questo ti consolerà un po'. Una letterina da vedere. Grazie. Benissimo. Incredibile. Me lo dicono tutte le signore. Ma ti ringrazio tanto, dico davvero. Se ci sono altri servizi che ti posso offrire. Grazie, ma ora so cosa devo fare. Devo tornare a Cicenizza prima che sia troppo tardi. Ah, andiamo lì allora.